Allora, eccoci di nuovo in studio, proseguiamo con il magazine, ci occupiamo oggi di benessere, quello che assicura l'attività sportiva, il movimento. E tra chi intende far movimento sta riscuotendo sempre più successo la bicicletta elettrica. Vediamo perché. Non fatevi ingannare dal nome, e-bike è sinonimo di movimento, di fatica. Sono bici alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore elettrico. Molto silenziosa, del tutto ecologica, assicura nei suoi modelli più recenti un'ampia autonomia. I modelli più evoluti con batterie al litio arrivano fino a 150 km. In Alto Adige da qualche tempo è nato l'e-bike Dolomiti Tours. Un grande giro attraverso le piste ciclabili o le strade forestali della Valpusteria e dell'Austria con la possibilità di effettuare degustazioni, visite a set cinematografici e naturalmente a molti suggestivi paesaggi della zona. Vengono organizzati veri e propri pacchetti turistici fino a una durata di 3 giorni. Dall'11 al 14 giugno prossimi si terrà l'e-bike 2014 con la presentazione di nuovi percorsi, bike test per i partecipanti, workshop e congressi per esperti. Ma c'è di più, perché l'e-bike Dolomiti è stato accolto nel circuito di gare mondiali di e-bike categoria montagna. Dal 13 al 15 giugno si terranno le 3 tappe, tutte con partenza da San Candido verso Braies Prato Piazza in direzione del Monte Elmo e delle 3 cime di Lavaredo. Il nostro obiettivo è di contattare o di fare tanti contatti possibile, vuol dire non solo quelli interessati tecnici, ma anche famiglie, gente sportiva, meno sportiva, per venire a trovarci. Per questo abbiamo programmato dei test di e-bikes di diverse ditte. Le gare assicureranno uno spettacolo di elevato tasso tecnico agonistico, ma si tratterà soprattutto di uno strumento per promuovere l'e-bike anche tra i giovanissimi. Abbiamo un bellissimo programma per bambini, per famiglie, cioè i bambini saranno truccati, abbiamo il castello gonfiabile, abbiamo un piccolo percorso per i bambini e poi facciamo anche i palloncini per loro. E infine abbiamo anche un gruppo dal vivo che suonerà il sabato sera, il gruppo Vintage di San Candido. Ed è tutto per quanto riguarda il magazine. Rimanete con noi perché torneremo ad occuparci di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Arrosto al rosmarino Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. E allora eccoci anche allo sport, ci occupiamo di pallavolo, primo colpo sul mercato per il Neruda Volley Bolzano, formazione femminile di Serie 2 che nelle ultime ore ha perfezionato l'ingaggio della palleggiatrice germanica Lena Möllers, reduce dalla prima stagione italiana con la maglia del Gorgonzola in A1. E passiamo al calcio, settimana senza sosta e giorni di riposo per l'Alto Adige in vista del ritorno della finale per la promozione in Serie B in programma sabato a Vercelli e si riparte dall'1-0 con il quale i piemontesi si sono imposti domenica allo Stadio Druso. Il tecnico dell'Alto Adige, Claudio Rastelli, punta soprattutto a recuperare psicologicamente i suoi giocatori dopo la sconfitta per 1-0 patita domenica al Druso nell'andata della finale playoff di Lega Pro di Prima Divisione. La posta in palio, ovvero la promozione in Serie B, è altissima. È logico che perdere in casa faccia male, discorso che vale soprattutto per i giocatori più giovani. Ma la partita del Druso ha dimostrato soprattutto che i biancorossi possono giocarsela. E sarà questo ovviamente il leitmotiv dei prossimi giorni a Masoronco, dove Peterzoli e soci cercheranno di ritrovare le giuste motivazioni per suonare la carica sul campo della Pro Vercelli. Dobbiamo andare lì, sapere quello che fare, far tesoro di quello che abbiamo fatto in casa, vedere
dove sono i loro punti di forza, ma anche sapere sfruttare meglio quelli che sono i nostri punti di forza. Io credo che se andiamo lì con le idee chiare di quello che dobbiamo fare possiamo metterli in grande difficoltà. Sarà una partita difficile, sarà una partita non scontata secondo me, per cui dobbiamo trovare la serenità e anche la convinzione di poter fare un grande risultato. Ovviamente il pensiero va al match di domenica, deciso da un errore del portiere dell'Alto Adige, Facchin, uno dei migliori dell'intera stagione. Ma Facchin ha commesso sì un piccolo errore, ma ha fatto la cosa giusta, nel senso che è una palla che doveva andare a prendere, ci deve dar forza nell'uscita. Io preferisco un portiere che si assume le sue responsabilità e rischia di sbagliare, è un portiere che rimane in porta e non accetta la sfida. Per cui lui sa che ci ha dato tanto in questo campionato, sa che ci ha portato in questo. Se noi siamo arrivati in questo punto è anche merito suo, per cui sotto l'aspetto psicologico lui deve essere forte e deve essere convinto di quello che ha fatto fino ad oggi. Ed è tutto anche per lo sport, ora spazio alle previsioni meteo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio si sono sviluppati cumuli e con essi è aumentata la tendenza a rovesci e temporali. Nella notte sarà dapprima variabilmente nuvoloso con alcuni rovesci, in parte accompagnati da lampi e tuoni, e sul far del mattino ci sarà un miglioramento e la nuvolosità si dissolverà gradualmente. Domani mattina, specialmente sui settori nord-orientali e sulle Dolomiti, ci sarà un po' di sole, per il resto la nuvolosità aumenterà velocemente a partire da ovest e ci potranno essere i primi rovesci, preludio del passaggio di un fronte freddo. Nel pomeriggio le nubi si addenseranno ulteriormente e a seguire ci saranno rovesci e temporali, dapprima in Val Venosta e poi su tutto il territorio altoatesino. Prima delle piogge le temperature raggiungeranno nuovamente valori estivi. Nelle valli saranno inizialmente presenti deboli venti locali che si rafforzeranno con l'inizio delle precipitazioni. Giovedì il tempo sarà variabilmente nuvoloso con alcuni intervalli di sole ma anche qualche rovescio, le temperature si manterranno elevate. Venerdì e sabato sarà in parte soleggiato, tuttavia mentre per venerdì si prevede tempo generalmente asciutto, sabato sarà possibile qualche rovescio e temporale, le temperature saranno in aumento. Domenica e lunedì di Pentecoste il tempo sarà nuovamente soleggiato con cumuli. Nel pomeriggio la tendenza a rovesci e temporali aumenterà nuovamente. Sul fondovalle le temperature raggiungeranno i 30 gradi. Domani il sole sorgerà alle 5:24 minuti e tramonterà alle 21:02. E siamo giunti anche quasi al termine. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it, dove potrete trovare non solo i nostri servizi e i nostri telegiornali, ma trovare anche tutti i nostri contatti. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 4 giugno, musica e lab Electroacoustic Laboratory, Conservatorio Claudio Monteverdi, Bolzano, ore 20. Musica Ethno Emotions, Lanzerhaus Raiffeisen Forum a Piano, ore 20. Conferenze Una vita da cittadini trasparenti, Eurac Bolzano, ore 20-23. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta.
ben 400 posti nella raffinata sala interna, dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige. 2M hoch 2, jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol.